insieme all'aglio hanno, sono riusciti a generare una grande economia. Lavorando in questi anni nella, in quelle che sono state le grandi fiere di questo territorio, come l'Aiet Carai, come il Porro di Cervere, siamo riusciti a generare economia attraverso questi prodotti, che sono prodotti poveri, ma sono protagonisti della tavola d'autunno e non solo. L'aglio è assolutamente protagonista in questo periodo perché è uno degli ingredienti basilari della bagna cauda, che poi è un po' il piatto tipico cuneese, o meglio ancora più piemontese. L'aglio di Caraglio quindi è un aglio che è capace di fare sinergia, un aglio particolarmente dolce che si adatta benissimo per la bagna cauda. E quindi il grande lavoro che in questi anni è stato fatto dalla Proloco e dall'amministrazione comunale di Caraglio ha dato i suoi frutti, perché intorno a questo prodotto si è generata una grande economia che si è tramutata in quello che è il consorzio dell'aglio di Caraglio, dove tante famiglie oggi lavorano per la produzione di questo prodotto straordinario che ci aiuta una volta di più a comunicare questo straordinario territorio. Infatti l'aglio è il nostro oro bianco e quindi grazie proprio alla passione che hanno messo i produttori e ci hanno creduto nel tempo, è diventato davvero il simbolo un po' del nostro paese, che viene conosciuto a livello non solo regionale ma nazionale, direi anche a livello internazionale, perché comunque un noto chef stellato l'anno scorso ce l'ha definito un'eccellenza a livello mondiale, proprio per questa sua delicatezza e questa sua raffinatezza che fanno sì un valore aggiunto ai piatti della nostra tradizione piemontese. Assolutamente sì, per fare l'aglio di Caraglio ci vogliono due cose fondamentali, una è la terra e l'altra è il clima. La terra qui è una terra con delle peculiarità particolari, che porta ad avere questo ortaggio, ad avere un sapore che è inconfondibile e è davvero uno degli agli più buoni di tutta Italia, che viene promosso sulle tavole cunesi e non solo. L'altro è il clima, ci vuole un clima come c'è qui a Caraglio, un clima adatto appunto per la maturazione di questo ortaggio. Caraglio qui, la Valle Grana, c'è l'aglio qui nella bassa Valle Grana, mentre nell'alta Valle Grana abbiamo Castelmagno, due prodotti tipici che fanno sì che questa zona sia rinomata in tutto il Piemonte, ma non solo, direi in tutta Italia. Sì, hai davvero ragione, senza l'oro, io le chiamo le magliette blu, non si potrebbe fare né la fiera né la sagra. Infatti per questo li ringrazio sempre, perché ok, io sono il presidente, però senza di loro non ci sarebbe tutto questo. E quindi è una grande risorsa che è da salvaguardare in tutti i modi, e poi sono giovani, meno male, perché abbiamo bisogno del ricambio generazionale. Questo prodotto qua è nato all'incirca sui 15 anni fa ed è nato quasi per scherzo. Da lì in poi invece, grazie a loro e grazie al lavoro anche della Proloco, dell'ATL, di tutti i mezzi, del comune, di tutti, si è arrivato a questo risultato qua. Risultato che comunque conta 19 anni di fiera e conta il secondo anno di sagra della bagna cauda, perché abbiamo voluto anche creare, non solo la fiera andava già di sé bene, abbiamo detto uniamogli nella gastronomia, perché alla fine lo chiedeva la gente, lo chiedeva il turista di poter mangiare l'aglio, di poter... E allora l'altro anno abbiamo detto, nonostante che eravamo in tempo di pandemia, il peggior modo per iniziare una manifestazione, noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto il tutto esaurito, e infatti quest'anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo raddoppiato, abbiamo messo anche sabato sera con il servizio di cena. Per me è un grande piacere oggi partecipare alla presentazione della 19ª edizione di Aglio Carai, seconda sagra della bagna cauda. Ma guarda, ti porto un'esperienza personale. Io dopo moltissimi anni che non mangiavo l'aglio per ovvi motivi di digestione, grazie a degli amici produttori dell'aglio di Caraglio, l'ho provato e con grande stupore ho dovuto constatare che ha dei sapori, dei profumi molto più delicati, più dolci, e soprattutto che comunque mantiene il gusto dell'aglio tradizionale, ma soprattutto non ti rinviene, e questo è un fattore importantissimo. Ma gli aspetti importanti di questa giornata sono dovuti al fatto che l'aglio di Caraglio è un presidio slow food, e come tutti i presidi slow food deve ha un disciplinare molto rigido, che innanzitutto non permette di usare prodotti chimici. Quindi oggi qui c'è una forte evidenza, identificazione, una forte promozione, una forte valorizzazione del territorio. Territorio che la fa da padrone, perché unito al clima di questa zona conferisce a questo prodotto delle proprietà organolettiche che lo rendono unico nel suo genere. Come Confagricoltura e come Consorzio Cassine Piemontesi
la cui mission è la promozione delle eccellenze del territorio e soprattutto le eccellenze di nicchia come può essere l'aglio di Caraglio. Non possiamo che essere vicini a questi prodotti, ma direi di più, vicini ai produttori, perché se oggi qui siamo alla 19ª edizione vuol dire che c'è dietro anni e anni di lavoro fatto con passione, fatto con sacrifici e molto spesso non retribuito in giusta misura. E quindi in un momento che si fa così tanto parlare di sostenibilità, la sostenibilità parte anche da, deve anche garantire la giusta remunerazione al produttore, altrimenti ne manca una parte. E quindi oggi gli attori della filiera qui presenti, spero che nel prossimo futuro ci dedicheremo tutti sicuramente alla promozione, questo ben venga, ma anche a educare, convincere i nostri clienti, i nostri associati, perché noi, i nostri amici, che le eccellenze del territorio vanno pagate un po' più care dei prodotti di industriali che si trovano nella grande distribuzione, per dare e garantire un futuro a queste eccellenze che sono il patrimonio culturale e sono le tradizioni del nostro amato Piemonte. Sì, assolutamente sì, è stato un onore infinito per noi. Mi emoziona tanto, abbiate pazienza, mi emoziona proprio tanto. È stato un obiettivo per noi, era il nostro sogno poter portare questa chiocciolina così piccola a Caraglio. Una delle cose che vorrei portare sarebbe proprio anche il fondatore, Carlin Petrini, mi piacerebbe moltissimo. Per spiegare chi siamo noi, siamo partiti veramente dal basso e ci siamo arrivati e penso che molte realtà in giro dovrebbero, come dire, capire cos'è l'aglio di Caraglio, perché noi siamo veramente diversi, siamo integralisti, noi siamo degli agricoltori integralisti e questo è il nostro prodotto finale. La nostra integrità ha portato questo. Questo che ci sta facendo vedere, che facciamo vedere anche alle telecamere, è una forma particolare che lei prima ha spiegato in conferenza stampa, usano molto le casalinghe naturalmente. Sì, perché, le casalinghe accorte, quando magari devono fare anche solo un piccolo soffritto, ne tolgono uno spicchio e lui, questo tipo di aglio qua ha una conservabilità molto ma molto più lunga rispetto all'aglio di Caraglio, perché ha gli spicchi molto affusolati e quindi di conseguenza ne prendono solo uno e il resto si conserva molto molto bene. Vi faccio vedere, questo faccio proprio l'operazione che può fare la massaia, ecco, vedete lo spicchio come piccolo, come affusolato, ha uno spicchio piccolo così, quindi io posso farmi una bruschetta, posso fare un piccolo soffritto e come diciamo noi, l'usgairenè. L'aglio di Caraglio va benissimo, se io devo fare delle preparazioni più importanti, quindi la bagna cauda è la morte sua perché è molto grande, quindi velocizzo la mia operazione, ma se devo fare dell'economia domestica devo avere questo aglio qua in casa. Certo, noi arriviamo a questa fiera, diciamo abbiamo già fatto tante altre fiere e quindi questa è un po' la nostra fiera dove praticamente vendiamo l'aglio appunto per le famiglie che fanno la scorta per l'inverno, per la bagna cauda e quindi ci fa piacere incontrare tutti i nostri clienti e tutte le persone che vengono a trovarci. Assolutamente sì, noi come regione non possiamo far altro che dare una mano a questi territori che sono i nostri territori, no? I territori che esprimono le eccellenze uniche in tutto il mondo. E noi come regione semplicemente dobbiamo dare una mano per far sì che questi prodotti continuino a essere veramente il piatto fondante di tutto il Piemonte, di nostro, tutto il territorio. E le ATL servono proprio per questo, dare la possibilità di promuovere oltre ai piatti anche e soprattutto un territorio bellissimo, perché se noi guardiamo attorno a noi dove siamo oggi, oltre ad avere degli bellissimi prodotti, abbiamo anche un bellissimo paesaggio, che è quello delle nostre montagne, che sono il frutto e diciamo, la parte fondamentale della nostra agricoltura, perché senza le montagne sappiamo che non abbiamo l'acqua. E poi diciamolo, l'aglio, grazie all'aglio abbiamo conosciuto anche tanti prodotti che insieme all'aglio stanno bene, dalla bagna cauda che accompagna un sacco di prodotti, basti pensare al porro di Cervere, e da lì a seguire tantissimi altri prodotti, dalla patata alla cipolle e alla zucca, che sono tutti prodotti che noi abbiamo delle eccellenze in questa provincia e noi continueremo sempre nella nostra attività a valorizzarli sempre di più.